Salve, eccoci in Scratchpedia, una rubrica di tutorial per approfondire il mondo di Scratch e per diventare sempre più fluenti con questo affascinante strumento per creare con il coding. Sapete che con Scratch possiamo fare qualsiasi cosa, dal videogioco all'animazione, al fumetto, alla arte generativa, qualsiasi cosa ci viene in mente. Oggi vogliamo vedere come disegnare un fiore con Scratch. Quindi cominciamo con una cosa chiaramente semplice, ma vediamo come si può disegnare un fiore con Scratch. Quindi passiamo subito a creare un progetto nuovo e vediamo attraverso lo strumento di editor, l'editor del costume, come possiamo disegnare. Ecco, siamo nel nostro progetto, creiamo un nuovo sprite qui sotto, quindi usiamo lo strumento del pennello per creare un nuovo sprite, disegnare un nuovo sprite da zero. Il gatto non ci serve più per il momento, quindi lo selezioniamo qui in basso a destra, andiamo sul secchiello e lo eliminiamo. Benissimo, siamo nell'editor dei costumi e qui abbiamo gli strumenti per disegnare. In Scratch ci sono due modi per disegnare, in grafica vettoriale e in grafica bitmap. Io preferisco la grafica vettoriale perché e in questo caso, ogni volta che, nella grafica vettoriale, ogni volta che noi disegniamo un elemento, un oggetto, ad esempio questo è un quadrato, questo qui diventa appunto un oggetto. Io lo posso poi prendere, spostare, gli posso cambiare il colore, posso modificargli la forma tirandolo, diciamo, con queste ancore, e posso anche modificargli la forma utilizzando questo strumento di contorno che adesso andiamo a vedere nello specifico come funziona. Quindi, diciamo, con la grafica vettoriale posso fare tutta una serie di cose che difficilmente si possono fare con la grafica bitmap, che è molto più simile proprio al disegno a mano, quindi è come se noi utilizzassimo dei pennelli sulla tela. A quel punto, diciamo, non è possibile considerare quello che abbiamo disegnato come degli oggetti che possiamo poi modificare. Quindi, allora, vogliamo disegnare un fiore. Il nostro fiore è fatto da una parte centrale, da dei petali, e quindi la parte centrale, che se non ricordo male, è il pistillo. E abbiamo poi dei petali, abbiamo il gambo, abbiamo delle foglie. Cominciamo con la parte centrale. Qui, diciamo, negli strumenti di grafica, qui ogni volta che andiamo sola, ci dice ognuno di queste icone che cos'è. Allora, cominciamo con fare la parte centrale. Quindi prendo un cerchio e incomincio a disegnare. Ecco, questo, diciamo, è il mio pistillo. Adesso lo posiziono. E come abbiamo visto, qui abbiamo lo strumento di riempimento, quindi fatto di tre valori: il colore, la saturazione del colore, vedete, e la luminosità del colore. Diciamo che io qua scelgo adesso il colore del mio pistillo e mi va bene questo. Prendo lo strumento di selezione e riprendo il mio cerchio. Tra l'altro, a livello di riempimento, io posso ho anche, diciamo, un riempimento tutto pieno come adesso, oppure a gradiente da sinistra orizzontale, a gradiente verticale, oppure a gradiente dal centro verso l'esterno. Per il momento, diciamo, lo facciamo pieno. Questo è il riempimento dell'oggetto cerchio, però abbiamo anche la possibilità di avere un contorno. In questo caso il contorno è nero ed è della dimensione uguale a 4. Se io modifico qui la dimensione, questo contorno diventa sempre più grande o sempre più piccolo. Diciamo che facciamo un piccolo contorno di 1 e facciamo un colore, tanto per dargli una specie di righina, così di contorno. Forse possiamo anche farlo leggermente da 2. Ecco qua, e abbiamo questo. Ora, questo è il centro del pistillo, insomma il centro del nostro fiore. Dobbiamo fare una foglia. Come possiamo fare una foglia? Per fare una foglia possiamo prendere di nuovo un cerchio e mentre lo disegniamo, diciamo, lo trasciniamo più a fare un'ellisse, quindi in questo modo qua. E poi andremo a cambiare. Quindi possiamo definire la nostra foglia come è fatta. Classicamente, questa potrebbe essere la forma di una foglia. E possiamo scegliere il colore della nostra foglia, diciamo che è così. Poi
con un contorno di uno, magari non rosso, ma facciamolo un po' più scuro, diciamo. Ora, questo in realtà, adesso se io seleziono questa che dovrebbe essere la foglia, la vado a posizionare sopra al mio cerchio centrale e adesso che cos'è che devo fare? Dovrei mandarla indietro perché diciamo la foglia sta davanti al cerchio centrale. Quindi ho qui sopra in alto degli strumenti per poter mettere avanti e mettere indietro i vari oggetti del mio disegno. In questo caso, se io prendo questa foglia, posso dire di andare indietro rispetto a cosa? Rispetto, diciamo, a tutti i disegni che ci sono sopra, a tutti gli oggetti, oppure di andare in secondo piano. In questo caso sono solo due gli oggetti, quindi farebbe la stessa cosa. Se vado in secondo piano, vedete che questo petalo adesso si è messo sotto e ovviamente potrei, con lo strumento che vi ho fatto vedere prima, diciamo, potrei decidere che questo qua con modifica contorno, che voglio modificare un po' questo petalo e vi faccio vedere meglio, diciamo, se io disegno un cerchio, ecco, facciamolo qua, andiamo verso un po' più verso, centriamolo. Quando io seleziono lo strumento di contorno, mi appaiono dei pallini, dei puntini. Ognuno di questi, diciamo, è uno strumento che posso prendere e trascinare per modificare, diciamo, la mia forma. E come vedete, quando io prendo uno di questi puntini, mi appaiono due, chiamiamole, diciamo, ganci che io posso prendere e muovere per far modificare di nuovo la mia forma. Quindi io posso farlo a questo di puntino e a quest'altro. Sono chiamati nodi questi puntini, questi pallini sono i nodi del mio disegno. L'altra cosa interessante è che se io faccio doppio clic su un nodo, quel nodo viene cancellato e quindi vedete che si elimina. Se invece faccio clic sul contorno, mi si crea un nuovo nodo. Quindi io posso creare tanti nodi sul mio contorno per magari modificare la mia figura. Oppure faccio appunto doppio clic e diciamo questi nodi via via scompaiono. Ecco, quindi se rimanessi con due nodi solo, ecco, avrei un qualcosa del genere. Beh, non è male come petalo. Che ne dite? Si può giocare molto anche con questo. E, beh, sì, proviamo a usare questo come petalo, vediamo che succede. Allora, per il momento togliamo questo. Vediamo se questo petalo ci piace un po' di più. Magari lo facciamo più grande. L'unica cosa che forse è un po'. Proviamo a modificarlo ancora un po'. Aggiungiamo un po' se possiamo. Allora, aggiungiamo un qualcosa qui. Non sta venendo molto bene questo petalo. Vabbè, facciamo così. Cominciamo a prendere quello di prima. Poi magari lo modifichiamo. Quindi abbiamo questo petalo qua. Ora ne dobbiamo fare sicuramente altrettanti. Quindi la prima cosa che possiamo fare è copiarci questo petalo, incollarlo e avere una nuova copia. E a questo punto dobbiamo però, diciamo, ruotare il petalo per disporlo intorno al cerchio. Come vedete qui c'è uno strumento, questa specie di ancorina, dove appare questa mano, che mi permette di prendere e girare il mio oggetto. Quindi quello che adesso faremo è creare, facciamo, diminuiamo la visione, è creare una serie di questi pedali e incominciare a metterli uno di qua, poi ne creo un altro con copia e incolla e in questo caso ho anche qui sopra delle possibilità di riflettere a specchio, diciamo, l'oggetto. Se rifletto orizzontalmente ottengo questo, quindi in questo caso me lo posso portare di qua e magari posso proseguire facendo copia e incolla a creare i miei petali. Vediamo un po' come va. Ne creo un altro,
questo punto anche questo lo rifletto e me lo porto di qua. Vediamo un po' come sta avvenendo. A questo punto prendo la parte centrale e la porto in primo piano. Ecco che il mio fiore più o meno si sta componendo. Una cosa che potrei fare è selezionare, forse questo va un po' più messo per così, è selezionare ad esempio tutti questi oggetti che sono petali e fare un gruppo. E qui sopra io posso fare raggruppa. Ecco che ho raggruppato questo, diciamo, tutti questi petali e li posso prendere e muovere come se fossero un solo oggetto. E a questo punto io posso duplicarli, quindi copia e incolla, Ctrl-C, Ctrl-V, e posso magari capovolgere questo gruppo di oggetti e portarlo qui sotto. E vediamo qual è il risultato se metto avanti il mio. Ecco. E ci manca ancora qualche petalo, quindi che cos'è che faccio? Siccome prima abbiamo raggruppato, adesso li separiamo di nuovo, questo gruppo lo separiamo qui sopra per ottenere di nuovo un petalo solo che mi serve da portare qui e girare. Ecco qua. Poi Ctrl-C, Ctrl-V, mi copio anche questo e lo mettiamo da quest'altra parte. A questo punto il mio fiore è più o meno completo. Ecco qua, magari ci potrei mettere ancora qualche pedalo oppure girare un po' questo, ma insomma, più o meno ci siamo. Forse un altro pedalo. Qui ce lo possiamo mettere. Mettiamo la prima parte, il cerchio davanti. Ecco, abbiamo il nostro. Potrei proseguire. Potrei magari aggiungere delle altre foglie di fondo e così via. Ma passiamo per un attimo a fare lo stelo. Quindi a questo punto prendiamo lo strumento, allora selezioniamo tutto l'oggetto e portiamolo un po' più in alto qui. Ora prendiamo la linea e disegniamo una, partiamo dal centro e disegniamo una linea, diciamo, verso il basso. E a questo punto la selezioniamo con lo strumento di selezione, questa linea che abbiamo disegnato, e gli dobbiamo cambiare lo spessore. La linea non ha un riempimento, ma solo un colore di contorno. Adesso cambiamogli lo spessore e diamogli un colore a questa linea. Quindi andiamo nello strumento di disegno, di scelta del colore. E proviamo a metterci qualcosa che ci ispiri di colore. Diciamo questo potrebbe essere il nostro stelo o gallo. A questo punto sappiamo che questa parte deve andare indietro, quindi la selezioniamo e la mettiamo in secondo piano e quindi è andata sotto. Posso sempre prenderla e spostarla. Ora, con lo strumento che abbiamo visto prima di modifica del contorno, possiamo aggiungere qui un nodo e magari fargli fare una cosa del genere che simula un po' un gambo un po' storto così. Bene, adesso passiamo a fare una foglia. Anche qui, diciamo, possiamo prendere un petalo da utilizzare come foglia, ma la cosa che possiamo fare adesso è, ad esempio, per il momento togliere il riempimento oppure fare un riempimento di un colore a seconda di come vogliamo la foglia. E magari possiamo decidere che questa foglia, non so, è un po' più stortignacola, tipo così, e poi magari gli possiamo disegnare nella foglia. Possiamo a questo punto prendere lo strumento e del pennello che ha un colore un po' più scuro, ad esempio, così, e disegnare un po' a mano quello che potrebbe essere, diciamo, l'interno della foglia.
Ecco qui, a questo punto il nostro oggetto foglia lo possiamo selezionare, attenzione che abbiamo preso anche questo, raggruppare e quindi in maniera tale che noi abbiamo tutta la nostra foglia e possiamo anche ridurla e a questo punto la possiamo mettere nel nostro fiore, possiamo Ctrl C, Ctrl V, copiare e con lo strumento di rifletti in orizzontale portarla da quest'altra parte, magari la ruotiamo un po', e ecco, vediamo che il nostro fiore sta in qualche modo prendendo forma, magari questa foglia qui la facciamo un po' più piccola e la ruotiamo e la portiamo magari di qua. Più rotata. Ok, ecco, diciamo, vedete qui sulla destra un po' come sta avvenendo questo fiore. Quindi abbiamo visto con gli strumenti della grafica vettoriale come possiamo disegnare un fiore. Ovviamente a questo punto il fiore possiamo farne di tanti colori, modificare, portargli delle modifiche. Con la gomma possiamo cancellare, quindi diciamo in questo caso stiamo cancellando pezzi del disegno e faccio Ctrl Z così si elimina. E a questo punto direi che ci possiamo fermare. E il mio invito è quello di provare ad andare su Scratch, farvi un bel fiore, magari farvi tanti costumi diversi e farli apparire sullo schermo. Bene, ci vediamo alla prossima. Arrivederci, ciao!